Benvenuti al nostro terzo caso clinico della Liguria sulla trombosi ed emostasi. Oggi siamo in tre con Matteo Caiti e Andrea Guastalla a presentarci un caso che è sicuramente molto interessante dal punto di vista trombotico, per la sua evoluzione, forse non tanto per la sua realtà, perché parlandone prima ci siamo accorti che tutti e tre abbiamo avuto un caso simile, per cui per il suo interesse, ma anche per la sua pericolosità ed emergenza, è un caso clinico che sicuramente merita la massima attenzione. E quindi io direi, Matteo, se sei d'accordo, diamo direttamente la parola ad Andrea, o vuoi darci anche tu i saluti brevemente, non lo so, dimmi tu. Sì, buongiorno a tutti. Questo è un ulteriore incontro con i casi clinici Fadò e Liguria dedicati in questo periodo ai casi complessi, complicati da trombosi, ma come vedremo anche da problematiche emorragiche che pongono naturalmente la difficoltà di inserire eventualmente terapie anticoagulanti. Io presento il nostro amico e membro della FADO e del direttivo, dottor Andrea Guastalla, che lavora alla Clinica di Medicina Interna, Indirizzo Immunologico dell'Università di Genova, insieme alla dottoressa Erika Fioribello e la dottoressa Elisa Embesi, che immagino siano specializzande del corso. A te, Andrea, prego, buona presentazione. Grazie Matteo, buon pomeriggio a tutti. Allora, il caso che vi presentiamo è un caso che abbiamo visto l'anno scorso, perlomeno abbiamo avuto ricoverato l'anno scorso, visto che come vedrete lo conoscevamo già da qualche anno. E come hanno già detto Giancarlo e Matteo, è stato un caso insomma, che ci ha posto diverse problematiche e soprattutto come quesito, diciamo, terapeutico. Ora io lascio la parola alla dottoressa Erika Fioribello, che è specializzante di ematologia, che ha frequentato da noi per un certo periodo. La dottoressa Embesi si scusa, ma ha una problematica in reparto, quindi non è potuta scendere. Ci parlerà quindi del caso la dottoressa Fioribello. Erika, a te la parola. Ok, allora vi presento il caso clinico di un paziente, di un ragazzo di 32 anni, seguito dall'immunologia clinica del Policlinico San Martino da almeno una decina di anni. Ha fatto un accesso al pronto soccorso il 1° giugno per febbre, addominalgia, lombalgia e stipsi da una settimana. All'ingresso al pronto, come vedete, il paziente era vigile, orientato, collaborante, presentava un volume Perché non si vede la di presentazione. 8 cm. Andrea, scusa, non si vede la presentazione. Dovete inserire il vostro schermo in condivisione in basso, il pulsantino verde, condividi schermo. Si vede che si era tolto. L'avevamo fatto nella prova, ma si vede che si era tolto. Adesso si vede? Ecco. Adesso si vede, devi metterlo in modalità presentazione e prego la collega di parlare il più vicino possibile al microfono in modo da sentirla nel modo ottimale. Grazie. Ok, vado avanti. Allora, Perfetto. i parametri vitali erano buoni, era emodinamicamente stabile e all'esame obiettivo non c'era nulla di rilevante se non una lieve dolorabilità alla palpazione in assenza di segni di peritonismo. Allora, il paziente aveva effettuato il 29 di maggio, quindi 3 giorni prima, un accesso sempre al pronto soccorso per addominalgia, questa volta accompagnata da nausea e vomito, con riscontro agli esami ematochimici di disonie, una lieve iponatremia o un'ipocaliemia. Era stato dimesso il giorno stesso con una diagnosi di verosimile gastroenterite infettiva, pur senza isolamenti, e trattato con antibiotico-terapia empirica a base di ciprofloxacina e metronidazolo. In anamnesi patologica remota di rilevante, oltre a una sindrome ansioso-depressiva, ha fondamentalmente una sindrome d'anticorpi antifosfolipidi nota dal 2017 in terapia con warfarin, con un target DNR tra 25 e 35 e un'idrossiclorochina. Da sottolineare che questo paziente aveva una scarsa aderenza terapeutica e tendenzialmente, diciamo, non si presentava ai controlli, infatti l'ultimo risaliva
a novembre del 2021. Qui ho messo, diciamo, i criteri di Sapporo del 99, poi modificati a Sydney nel 2006 per la diagnosi di sindrome di anticorpi antifosfolipidi, diciamo, per ripassare. È una diagnosi che prevede la presenza di almeno un criterio clinico e almeno un criterio laboratoristico. Tra i clinici ovviamente ci deve essere la presenza di una trombosi o venoso arterioso dei piccoli vasi e in caso di donne in gravidanza ci devono essere delle comorbidità come una o più aborti fetali, diciamo, oltre la decima settimana di gestazione, almeno tre morti spontanee, diciamo, del feto prima della decima settimana di gestazione, in assenza di anomalie cromosomiche materne o paterne o anomalie anche ormonali anatomiche della madre, e almeno una o più nascite pretermine prima della 34esima gestazione di gravidanza a causa di eclampsia, preeclampsia oppure insufficienza placentare riconosciuta. Tra i criteri laboratoristici invece ci deve essere la presenza di uno o tre dei seguenti confermati ad almeno 12 settimane di distanza, quindi la presenza del lupus anticoagulans e la positività degli anticorpi anticardiolipina, IgG o IgM a medio-alto titolo, quindi superiore ai 40 GPL su millilitro o MPL su millilitro, oppure gli anti-beta 2 glicoproteina, non necessariamente ad alto titolo. Tornando al nostro paziente, la sua diagnosi era stata posta sulla base di un riscontro di una trombosi venosa profonda a carico dell'arto inferiore destro, sintomatica per dolore ed edema al polpaccio in assenza di fattori di rischio, quindi era un paziente che non era stato sottoposto né a chirurgia né era allettato. E come si vede c'è stata un riscontro di una triplice positività degli anticorpi antifosfolipidi confermata a 12 settimane. Ovviamente al momento della diagnosi era stato anche fatto tutto lo screening trombofilico che era risultato negativo ed era stata anche fatta la ricerca dell'autoimmunità con il riscontro di un ANA positivo ad alto titolo, un pattern speckled. Quindi diciamo questo paziente veniva classificato come un alto rischio trombotico per la sua sindrome da anticorpi antifosfolipidi. Tornando all'accesso al pronto soccorso, ovviamente in regime di urgenza erano stati fatti degli esami ematochimici che avevano riscontrato una leucocitosi neutrofila lieve, 111.000 piastrine, allo ionogramma una ipposodiemia lieve, un'iponatremia lieve e da segnalare a livello coagulativo un INR allungato con un PT allungato e una PTT fortemente allungato, siamo a 102 secondi. Oltre a questo, tra gli esami di screening infettivologico, la PCR, l'indice di flogosi, era mossa, in assenza di PCT di procalcitonina mossa, mentre troponina e NT-proBNP nella norma. Era stato fatto un ECG che non mostrava nulla di rilevante, il ritmo sinusale. Erano stati fatti inoltre un RX del torace e un RX diretto dell'addome. All'RX diretto dell'addome c'era presenza di una diffusa distensione aereo-eleocolica con qualche livello idraereo. A completamento diagnostico era stata effettuata un attacco addome con mezzo di contrasto che mostrava dei surreni marcatamente ingranditi e disomogenei per la verosimile presenza di ematoma surrenalico bilaterale. 52x30 a destra, 40x20 a sinistra, con addensamento del tessuto lasso loco regionale e presenza di lieve versamento, maggiore a destra rispetto a sinistra. Contestualmente erano stati riscontrati degli addensamenti parenchimali polmonari di verosimile aspetto flogistico distelettasico, una colelitiasi in assenza di colecistite e una diverticolosi in assenza di periviscerite. Qui abbiamo riportato le immagini della TAC del paziente e come si può vedere, diciamo, ci sono i surreni che appaiono ingranditi con presenza appunto dell'emorragia. Poi, non so se vedete,
Allora, a questo punto il 3 di giugno è stato trasferito presso l'immunologia clinica per il proseguo degli accertamenti e delle cure. Ancora una volta il paziente era in discrete condizioni cliniche e in stabilità emodinamica e il suo esame obiettivo era totalmente negativo. Non presentava praticamente nemmeno più dolore, se non soltanto una sudorazione profusa. Ovviamente erano stati ripetuti tutti gli esami ematici e non si era verificata anemizzazione. L'unica cosa rilevante era che la PCR era praticamente raddoppiata, arrivando quasi a 160 mg su litro. Oltre a questo erano stati fatti tutti gli esami di screening, tra cui emoculture, chimico-fisico delle urine, urinoculture, antigeni urinari, tutti negativi, e un test del quantifero che inizialmente era stato aveva dato come esito indeterminato, poi è stato ripetuto ed è negativo. E questo ovviamente è rilevante quando ci troviamo di fronte a un paziente con un quadro clinico come quello del nostro caso. Diciamo, stante l'emorragia, il riscontro di ematoma surrenalico, ovviamente veniva posto il dubbio che potesse esserci anche una contestuale insufficienza surrenalica, quindi il caso veniva discusso con i colleghi endocrinologi e che ponevano indicazione ad effettuare il dosaggio degli ormoni surrenalici. Come qua si vede, il paziente mostrava soltanto un deficit di glucocorticoidi, quindi un cortisolo del mattino ridotto rispetto ai valori basali, con un adrenocorticotropo che in realtà era poco sopra i limiti di norma. Lo stesso l'aldosterone era praticamente ai limiti inferiori, mentre gli ormoni sessuali rientravano nella normale fascia, nei valori normali, in range. A questo punto veniva normale chiedersi ma perché un ematoma surrenalico bilaterale, tra l'altro, in un paziente con una sindrome d'anticorpi antifosfolipidi e nient'altro di rilevante nella sua storia. Ci siamo fatti un paio di domande. Tra le ipotesi potevano esserci in primo luogo un'emorragia spontanea surrenalica, oppure l'origine poteva essere una trombosi arteriosa che aveva causato un'ischemia e un conseguente infarcimento emorragico, oppure una trombosi delle vene surrenaliche con una conseguente stasi di circolo. Quindi, per cercare di rispondere a questo quesito, era stata fatta una angiotac torace addome con acquisizione in fase arteriosa e venosa. Tutto questo previa discussione con il collega radiologo, che aveva premesso verosimilmente sarebbe stato difficile dare una risposta, anche perché le vene surrenaliche non si vedono all'angiotac. E infatti, anche in questo caso non è stato possibile rispondere perché le vene non erano identificabili, invece le arterie non mostravano nulla al loro interno. L'unica cosa che diciamo è venuta fuori da questa angiotac è stato il riscontro di una TEP a carico del ramo polmonare lobare per il lobo inferiore destro e per i rami segmentari del lobo inferiore sinistro, cosa che di per sé andava ulteriormente a confermare il dubbio legato alla natura trombotica della patologia di base del paziente. Ovviamente è stato rivalutato dal punto di vista clinico e ancora una volta si manteneva stabile, in buone condizioni, non c'erano alterazioni né agli esami ematochimici né all'ECG, e venivano ancora una volta ridosati l'NT-proBNP e la troponina, che risultavano essere sempre negativi. Quindi il paziente ovviamente è stato stratificato per il rischio per la sua TEP e tra gli esami che devono essere fatti subito in prima linea c'è l'ecocolor doppelografia che è stata fatta al fine di escludere la presenza di un'insufficienza del cardiaca destra, e quello che si vede è che effettivamente c'era un'iniziale dilatazione del ventricolo destro con delle PAPS lievemente aumentati, 38 mm di mercurio.
A questo punto qui ho messo a completamento il diagnostico, a completamento il pesi e il paziente sulla base delle sue caratteristiche, sulla base delle comorbidità e dei parametri vitali poteva essere classificato come un basso rischio, quindi con un rischio di mortalità a 30 giorni inferiore praticamente al 2%. A questo punto ci troviamo... Come trattiamo un paziente del genere? Ci troviamo di fronte a un individuo che ha un forte rischio trombotico legato alla sua patologia di base, alla sindrome di anticorpi antifosfolipidi, con un contestuale riscontro di emorragia surrenalica. Bisogna decidere che tipo di terapia fare, come trattarlo. Allora, per quanto riguarda l'associazione tra sindrome di anticorpi antifosfolipidi e emorragia surrenalica bilaterale, ad oggi, in letteratura si trovano soltanto dei case report che sono stati, raccolti a partire fondamentalmente dall'83, quando è stata scoperta la sindrome. E il lavoro più grande è stato fatto da Espinosa, che ha raccolto un po' di dati tra Inghilterra, Francia e Spagna. E quello che sappiamo ad oggi è che è una condizione che è rara, si manifesta soltanto nello 0,4% dei pazienti con sindrome di anticorpi antifosfolipidi. La sua patogenesi ad oggi non è chiara. Probabilmente partecipano alla vascolarizzazione del surrene in primo luogo, che sappiamo essere irrorato da una ricca rete arteriosa con uno scarno in realtà drenaggio venoso midollare, che quindi risulta essere facilmente esposto a formazione di trombi, alla trombosi nelle zone di turbolenza e di stasi e contestualmente all'insulto ischemico in caso di ipoperfusione calopressorio. Potrebbero partecipare anche le catecolamine prodotte a livello midollare, che sappiamo avere un effetto pro-aggregante piastrinico e vasocostrittivo, ma anche le cellule della zona fascicolata, che sono ricche di endosomi, le cui membrane contengono l'acido LBPA, che si è visto essere uno dei target degli anticorpi antifosfolipidi, dalla cui probabilmente apoptosi vengono rilasciate le proteasi che vanno ad agire attivando localmente l'endotelio, che quindi switcherebbe il suo, la sua natura da anticoagulante a procoagulante. Sono stati riscontrati dei fattori scatenanti per questa sindrome, per questa manifestazione, primi tra tutti l'età avanzata e lo stress, che possono essere anche traumi, ma anche solo esercizio fisico intenso, l'ipotensione, la non compliance alla terapia anticoagulante, che era quello che fondamentalmente un po' si verificava nel nostro paziente, ma anche la trombocitopenia indotta da eparina. Allora, non ci sono delle linee guida ovviamente di trattamento, né di diagnosi né di trattamento per questa manifestazione, e tutti i case report che ci sono praticamente si muovono come se fosse una insufficienza surrenalica, quindi ci si basa sulla clinica. Ovviamente sono pazienti con addominalgia, astenia, ipotensione, calo ponderale, febbre, nausea e vomito, ileo o diarrea, alterazione dello stato di coscienza sino alla letargia. Agli esami ematochimici fondamentalmente si ritrovano iponatremia, disionie e poi tra gli esami strumentali bisogna fare l'attacco addome. Anche se spesso nelle fasi iniziali non si dimostra l'emorragia e delle volte è necessario ripeterla per trovare l'emorragia surrenalica, e la risonanza magnetica, che viene più che altro utilizzata per dare la conferma e per dare una tempistica all'emorragia, per stimarne la cronicità o meno. E poi ovviamente bisogna procedere con il dosaggio degli ormoni surrenalici come abbiamo fatto noi. Fondamentale, in un paziente che si presenta con un quadro del genere, è fare uno screening per la sindrome di anticorpi antifosfolipidi qualora la diagnosi non fosse ancora nota ed escludere quelle che sono le cause più frequenti di emorragia surrenalica bilaterale.
come la surrenalite autoimmune, l'Addison, quindi il dosaggio degli anticorpi che risulteranno positivi, e l'adrenalite tubercolare, ed è infatti quello che abbiamo fatto noi con il QuantiFERON test. Allora, ovviamente è una patologia con una, cioè è una manifestazione con una prognosi fatale, rapidamente fatale se non trattata, e la terapia fondamentalmente prevede l'utilizzo di anticoagulanti come se fosse una sindrome da anticorpi antifosfolipidi in associazione a quella che è la terapia dell'insufficienza surrenalica, quindi terapia sostitutiva con glucocorticoidi e mineralcorticoidi, eventualmente ormoni sessuali. Nel caso del nostro paziente, noi ovviamente, diciamo, un po' valutando i rischi, abbiamo deciso di avviare una terapia anticoagulante. Abbiamo riniziato il Warfarin perché il paziente, in occasione dell'accesso al pronto del 29, si era autosospeso il Warfarin, quindi erano quasi 2 settimane che non era più in terapia. Ovviamente il tutto inizialmente imbricato con l'eparina, che è a dosaggio terapeutico, che è stata poi sostituita dal fondaparinux per il riscontro di piastrinopenia. È stato avviato inoltre un'antibiotico terapia empirica con il Tazocin, questo più che altro perché all'attacco iniziale c'erano stati quel riscontro di addensamenti polmonari di aspetto distelettasico e c'era stato questo incremento della PCM inspiegato, e su indicazione del collega endocrinologo era stata avviata un'integrazione con il solo glucocorticoidi, inizialmente l'idrocortisone, che è stato portato a dosaggio target e poi ridotto fino alla sospensione, e avviata quindi terapia di mantenimento con il cortone acetato, tipicamente a tra i 25 e i 37 mg DIE, che il paziente continua a fare ancora adesso. Quindi, per concludere, il nostro paziente praticamente è stato dimesso dal reparto con una diagnosi di emorragia surrenalica bilaterale da verosimile trombosi delle vene surrenaliche, conseguente ad ipocortico surrenalismo senza deficit di mineralcorticoidi, in un quadro di sindrome d'anticorpi antifosfolipidi. Contestuale riscontro di addensamenti polmonari parenchimali di verosimile natura infettiva, tromboembolia polmonare acuta e poi vabbè la sua colelittiasi e diverticolosi colica senza significato clinico. È stato avviato un follow-up che il paziente sta seguendo presso la nostra clinica con ecoaddome seriate che vedono una... diciamo il volume dei surreni che pressoché è invariato, stabile, e con delle TAC con mezzo di contrasto che hanno visto progressivamente il riassorbimento dell'ematoma sino alla sua scomparsa. Lo stesso per quanto riguarda la TEP, i vari difetti di riempimento delle diramazioni sono spariti, e visite endocrinologiche che concludono per un ipocortico surrenalismo in buon compenso e pongono indicazione a proseguire con la terapia in atto a un dosaggio che deve essere eventualmente aumentato in caso di stress. Allora, qui abbiamo messo i nostri riferimenti, sono articoli che abbiamo trovato relativamente ai casi appunto di emorragia surrenalica in sindrome di anticorpi antifosfolipidi. Non abbiamo trovato articoli, case report, che parlassero anche dell'associazione con la TEP, e direi nient'altro, e vi ringrazio per l'attenzione. Basta. Bellissimo caso. E, ci stavamo chiedendo insieme ai colleghi se queste manifestazioni emorragiche surrenaliche, per lo più bilaterali, fossero più o meno frequenti. Nella nostra esperienza al San Martino, il reparto di medicina, ne abbiamo avuto un caso nel 2021 che è stato un incidente all'OM fondamentalmente. Un uomo del 66 è entrato per distensione addominale e addominalgie e aveva fatto una prima TAC addome in un primo accesso al pronto soccorso che dimostrava, diciamo, delle distensioni, delle ansie ideali senza significativi livelli idroerei, ma
i surreni erano normali, per cui era stato dimesso con terapia catartica, metronidazolo, mesalazina. Pochi giorni dopo si reca di nuovo in pronto soccorso per i dolori molto intensi addominali a barra e degli episodi di retoragia. Quindi 3-4 giorni dopo effettua un'altra TAC ed è qui che compare l'emorragia surrenalica bilaterale, quindi una tumefazione con degli spot emorragici iperintensi che ci lasciano un po' perplessi, nel senso che francamente non riuscivamo bene a spiegarci come mai quest'uomo avesse sviluppato una emorragia surrenalica. Il quadro clinico era quello di uno stato infiammatorio con leucocitosi, piastrinosi, una PCR notevolmente elevata, una iperferritinemia, una procalcitonina di 1, una PCR di 323, in un quadro di, diciamo, acuto suboclusivo. Ecco. E allora abbiamo deciso di, come dire, fare degli accertamenti, anche se, ripeto, non riuscivamo a collegare questo quadro clinico, come può capitare a tutti, pronto soccorso e medicina, no? Di suboclusione intestinale, con gli indici di flux elevati, con la emorragia surrenalica. Tra l'altro quest'uomo era stato poi sottoposto a varie indagini endoscopiche fondamentalmente negative e anche la ricerca di eventuali neoplasie, ha fatto anche poi successivamente una PET, risulterà completamente negativa. In questo caso, andando come avete fatto voi, no? A vedere la letteratura, avevamo chiesto anche gli antifosfolipidi che sono risultati negativi. Non c'era però evidenza di trombosi, non c'era evidenza di un quadro, diciamo, trombotico delle arterie o delle vene. In quel momento ci eravamo affidati naturalmente agli endocrinologi, avevamo trovato però sotto, diciamo, terapia steroidea dei valori chiaramente non attendibili, quindi abbiamo dovuto aspettare. Infatti vedo che Andrea accenna col capo, perché effettivamente in quel caso era stata avviata una terapia così empirica, non sapendo bene cosa fare all'inizio, quindi il quadro era un po' sporcato della terapia steroidea in corso, fatta insieme anche alla terapia antibiotica naturalmente, la solita terapia empirica. Quello che vi posso dire è che poi successivamente effettivamente il paziente ha sviluppato un ipocortico surrenalismo, è seguito ora dai nostri colleghi endocrinologi, fa del cortone accentuato, il suo decorso è stato positivo e la successiva risonanza magnetica addominale ha dimostrato una riduzione dimensionale delle tumefazioni surrenaliche e un netto decremento degli spot emorragici, quindi poi il decorso è stato positivo. Mi ha fatto piacere che voi l'abbiate presentato, perché sono quei casi poi che te li trovi in mano, si trovi, come dice la collega, dei case reports, ma francamente sono molto rari. Non so se Giancarlo, tu hai avuto mai dei casi del genere? Quello che ho visto io aveva 65 anni, in periodo Covid, aveva l'embolia polmonare e la trombosi surrenalica bilaterale e non aveva una diagnosi di sindrome da antifosfolipidi, diagnosi fatta perché aveva l'APTT lungo come il vostro. Adesso questo qui è un ragazzo del 91, o sbaglio? Cioè io sono molto preoccupato per come seguirete nel tempo questo ragazzo, perché uno dei punti, mi ricordo, che erano venuti fuori quando ero andato un po' a rivedere la letteratura scarsissima sull'argomento, era proprio l'uso dell'immunosoppressore, cioè di una ciclofosfamide. Non so se ci pensate, se avete in mente una cosa di questo tipo, in un soggetto in cui sono sicuro all'inizio non avete presa in considerazione, perché c'era il dubbio dell'infezione e di tutti questi problemi. Però è una cosa che forse in un secondo momento, non so come avete intenzione un po' di seguirlo, di monitorarlo, perché il problema in un ragazzo del 91 mi sembra molto, molto sostanzioso per quanto riguarda il follow-up. Sì, allora... Diciamo che in linea di massima in questo caso noi eravamo estremamente agevolati dalla diagnosi precedente. Questo è innegabile, perché è chiaro che poi a posteriori la correlazione, diciamo, riscontro TAC e fenotipo si riesce a fare, però è sempre una correlazione a posteriori, tanto che prima di arrivare a questa diagnosi lui già aveva fatto un accesso in PS,
c'era comunque già stato un riscontro di alterazioni degli ioni in un paziente con un alveo alterno, quindi chissà cosa può sottendere, uno mai andrebbe a pensare all'infarcimento emorragico dei surreni, e conseguentemente poi l'attacco era stata fatta per la sovradistensione addominale. Quindi è chiaro che la maggior parte dei casi verosimilmente è incidentale, salvo quei casi catastrofici di cui ha accennato Erika prima, e che effettivamente in cui sono necessari dei provvedimenti in urgenza di livello superiore, a parte che necessitano ovviamente di un setting assistenziale ben diverso dalla medicina interna e che poi necessitano di plasmaferesi e eventualmente immunosoppressione maggiore. Ora, stante quindi il fatto che di lui avevamo già una diagnosi e quindi andando poi a vedere l'associazione emorragia surrenalica e anticorpi antifosfolipidi, abbiamo visto che qualcosa fortunatamente in letteratura c'era, tutto sommato. Faccio un riferimento a quanto ha detto Matteo. In questo caso la risonanza magnetica non c'è stata necessaria perché comunque ben si identificava fin da subito il focolaio emorragico e l'abbiamo interpretata in definitiva poi come trombosi venosa in assenza di una chiara trombosi arteriosa, tutto sommato. Come approccio terapeutico sul lungo periodo, ecco, allora questo è ovviamente un nodo centrale che al momento procrastino nella misura in cui riassunta la sua terapia, lui come si era detto all'inizio era molto incostante nell'assunzione sia dell'anticoagulante e sia anche dell'idrossiclorochina, che nei pazienti comunque ad alto rischio come lui, peraltro con un substrato autoimmune che andava oltre gli anticorpi antifosfolipidi, vedi quella positività degli ANA, non avendo diciamo assunto regolarmente anche l'immunomodulante, è possibile che poi evidentemente qualche cosa si sia scatenato. Ad oggi è passato un anno, l'immunomodulante lo prende, la terapia la fa, c'è un buon riscontro e quindi la domanda se fare un passaggio con un immunosuppressore maggiore, al momento ecco io la procrastino proprio per l'età, perché poi il rovescio della medaglia dell'età è che è vero che potrei magari mandarlo in remissione, ma potrei anche dargli dei danni con la terapia immunosoppressiva di cui magari lui adesso non ne ha necessità. Ecco, quindi ci troviamo sempre su questo filo a fare gli equilibristi. Filo che diversamente dall'immunosoppressione, però abbiamo dovuto comunque fare nell'ambito della terapia anticoagulante, perché poi è chiaro che a questo paziente necessita della terapia anticoagulante, però avevamo grosse perplessità, grosse preoccupazioni circa non tanto un'emorragia massiva, perché comunque era confinata ai surreni, ma un peggioramento locale dell'emorragia qualora non fosse stata magari la trombosi venosa, un peggioramento del quadro funzionale surrenalico che ci avrebbe messo estremamente in difficoltà Capite bene che la difficoltà a questo punto sull'immunosoppressore è totalmente relativa, perché lì invece c'è proprio da supportare un surrene che rischia di andare drammaticamente in crisi. Ecco. Certo. Bene, non so se ci sono delle domande. Comunque, Andrea, andandomi mentre parlavi a riguardare gli ioni, lo ionogramma del paziente di cui ti parlavo prima, aveva gli ioni completamente in asse. Quindi effettivamente praticamente è impossibile riuscire a sospettare un caso del genere di emorragia surrenalica, a meno che, come dicevi tu, sia un quadro veramente acuto, catastrofico. È pur vero che poi sono pazienti che hanno fattori precipitanti, come ad esempio la sepsi, e quindi è ulteriormente difficile diagnosticarla. L'utilizzo dell'ATAC oggi direi abbastanza esteso a livello anche in regime di pronto soccorso per i pazienti setici, alle nostre latitudini, pazienti spesso molto anziani, forse ci permette di riconoscerle più rapidamente e con più facilità.
Naturalmente, se c'è anche la sepsi, mi confronto anche con voi, sarebbe utile iniziare, credo, subito la terapia con l'idrocortisone, insomma, con una terapia sostitutiva, anche se i dosaggi dei degli ormoni in quel momento non sono certamente agevoli da fare. Sì, sì, sì. Guarda, io mentre parlavi mi sono un attimo riguardato mentalmente il caso. Secondo me noi, a parte la diagnosi che già avevamo di sindrome d'anticorpi antifosfolipidi, siamo stati agevolati dal fatto che c'è stato un comprensibilissimo ritardo diagnostico, perché comunque aveva già fatto un accesso precedente al PS e con una dimissione di gastroenterite. Quindi è tornato in PS con quella distensione colica, per cui mandatorio a quel punto era fare l'attack, è lì che è emersa. Perché, come dicevi tu molto correttamente prima, è possibile che magari nelle prime fasi, neanche posto che uno la debba sospettare, ma in TAC non immediatamente si vede. Allora la stratificazione temporale poi effettivamente è da fare in risonanza, ma in questo caso, fortunatamente, fra virgolette, ci siamo arrivati sufficientemente tardi affinché comunque l'attacco risultasse già francamente positiva. Ecco, quindi è paradossale quello che ho detto, ovviamente, ma è per stressare diciamo l'argomento. Ecco, per cui tutto sommato ce lo siamo già trovati impacchettato con la diagnosi precedente e con il riscontro TAC che è venuto fuori. Ecco, quindi le nostre poi speculazioni sono comunque state speculazioni a posteriori, ovviamente molto più facili da fare. Comunque il messaggio che possiamo dare è che sindrome da antifosfolipidi, dolore addominale, pensare a questa patologia che forse è anche meno rara di quello che noi possiamo immaginare. E può essere catastrofica, certamente, sia per il problema appunto endocrinologico che per il problema coagulativo, certamente. Sì, sì, no, catastrofiche ne ho viste due, sono andate tutte malissimo. Quindi la mia esperienza personale è catastrofica, come dice la parola stessa, ecco. Però, tra l'altro, ecco, già che hai citato l'argomento, facendo anche un po' di revisione sugli aspetti clinici della sindrome d'anticorpi antifosfolipidi, indipendentemente dagli elementi criteriali che abbiamo visto prima, ma in realtà c'è tutto un corteo, no, Erika, che abbiamo visto insieme, di segni clinici e riscontri laboratoristici che non sono comunque nell'elenco classico degli aborti e delle trombosi, ma vi sono le piastrinopenie, cioè l'anemia emolitica, come dal punto di vista strettamente clinico, a volte si manifestano con episodi epilettici. Ecco, quindi in realtà il quadro effettivamente è più complesso. Noi naturalmente non abbiamo inserito troppe cose, anche per essere, insomma, rimanere snelli e focalizzarci su il tema della giornata, però sugli anticorpi antifosfolipidi, posto che io non sono il super specialista adatto, però effettivamente è un mondo a parte ed estremamente affascinante. Sì, mi ricordo una delle prime lezioni in immunologia, perché come tu sai ero nato immunologo, poi mi sono appassionato alla medicina interna nel senso più vasto del termine, era proprio quella di una serie di manifestazioni cliniche che poi ti fanno anche un po', diciamo, girare la testa. Ecco, era venuto un collega molto importante di Milano e c'era stata tutta una serie di presentazioni di casi obiettivamente stupefacente, cioè è veramente una simulatrice di mille e mille situazioni cliniche. Stavo guardando, c'è una domanda che riguarda il follow up radiologico, ma francamente, non essendo radiologo, non saprei. Io posso dire che il mio paziente è stato seguito con una risonanza che ha rifatto a distanza di mesi per documentare il riassorbimento. Leggevo nei case report che avete anche comunque presentato voi che comunque l'attack rimane un gold standard, più che altro per una prima diagnosi, forse poi per la risonanza indubbiamente. Io non so se voi avete intenzione di fare una risonanza a questo paziente
fino a quando, diciamo, queste surreni abbiano un aspetto normale o ci siano degli esiti che noi dobbiamo aspettarci, tipo cicatrizzare? Francamente questo non lo so, dovrei chiedere a un radiologo. Ma allora, è uno dei quesiti alla dimissione che ci eravamo posti, era proprio come gestire il follow-up radiologico. Alla fine, diciamo, siamo raggiunti a un compromesso. Sulla risonanza, non avendola fatta, diciamo, all'inizio, tutto sommato farla poi successivamente, stante anche l'ottima sensibilità dell'attack, non ci è sembrata più di tanto opportuna. Il ruolo dell'ecografia non è standardizzato, però cos'era successo? Che avendo fatto lui fra i vari esami all'inizio anche un'ecografia ed essendoci stata descritta un ingrandimento surrenalico per evitare di taccarlo ogni, perlomeno nella prima fase, ogni 3 mesi, abbiamo scelto di monitorarlo a livello ecografico perché avevamo già un riscontro francamente positivo patologico all'inizio, riservandoci l'attack un follow up un pochino più dilazionato nel tempo, peraltro con il riscontro del riassorbimento subtotale di quelli che erano gli ematomi. Quindi direi che dal punto di vista del follow up, ecco, navigare a vista e con buon senso, indipendentemente da quello che dicono le linee guida, è la cosa migliore. Anche perché il vostro caso è di un giovane, quindi indubbiamente ci poniamo molti più problemi ed è impensabile comunque in generale anche proporre a questi pazienti dei continui esami radiologici di questo tipo. Direi che altre domande dal pubblico non ce ne sono. Giancarlo, vuoi aggiungere qualcosa? Andiamo a conclusione. Complimenti, bellissimo, belle immagini. Grazie per l'accento sulla patologia. Veramente. Presto. Ci vediamo il 16 maggio, vi aspettiamo il 16 maggio col caso clinico del Galliera. Dottor Antonucci e le colleghe del centro trombosi, vi aspettiamo numerosi. Grazie, ciao. Grazie. Grazie a tutti, ciao. Ciao. Thank you.